Mamma mia, oggi fa davvero troppo caldo. Sì, hai ragione, mi sto sciogliendo. Sai qual è l'unica cosa positiva? Quale? Con questo caldo non penso che la tua amica Pina si farà vedere. Spiritosa, ma è così simpatica e poi è sempre allegra. Sono convinto che se arrivasse porterebbe un po' di gioia anche in questa calda giornata. Buongiorno ragazzi. No, eccola. Parli della Pina e spunta nel pungiglione. Speriamo non inizi a parlare come una radio, scassata come al solito. Già, c'è questo fastidioso rumore che non so che cosa è, ma è davvero una bella seccatura. Ora chiedo da Pina, se sa da dove vengono questi rumori. Lei è così intelligente. Acinininininini. Ma sentite anche voi questo caldo terribile? Io tra un po' sveglio. Oh no, Pina, vieni ad appoggiarti qui vicino a me. Almeno puoi riposarti un po'. Grazie, sei davvero gentile. Cicciotto mio. Ehi, ho avuto un'idea geniale. Che ne dite? Si sta un po' meglio? Sì, molto meglio. E poi il mondo con te è meraviglioso. Oh, mamma Vigna, ma si sono innamorati questi due. Sveglia! Non sentite questo rumore assordante? No, non sento nulla. Sento solo il mio nocciolino che mi batte a 3000. Questo è andato. Oh, cicciotto mio! Chicca ha ragione, c'è un rumore assordante! Scusa, puoi fare un po' più piano? Noi vorremmo riposarci un po'. Riposarmi? A me non interessa il vostro riposo. Io devo lavorare! E devi lavorare proprio qui. E poi con questo caldo faresti bene a riposarti anche tu. Lavorare? E che lavoro faresti tu, piccolo insetto? Non mi fido tanto. Forse ho capito chi è. Te lo dicevo che è proprio intelligente. E non solo. Dovrebbe essere uno di quegli insetti che succhiano la linfa dalle foglie. Mi pare si chiami... Cicalina. Brava, hai proprio indovinato. Io agisco nell'ombra, lì dove non batte il sole e nessuno può vedermi. Ora lasciatemi continuare il mio perfido lavoro. Allora ricordavo bene, è lei, quella che si nasconde sotto le foglie e succhia tutta la vostra linfa vitale. Oh no ragazzi, siete in pericolo. Se continuo a succhiare la linfa dalle vostre foglie, voi rischiate di seccarvi e morire. Devo fare qualcosa. Ma che faccio? State tranquilli amici, vado a cercare aiuto e vi verrò a salvare. Io sto per arrivare, tu non ti preoccupare. Ma non è possibile, non possono accettare. Questo posto è bello così com'è. Sì, però tutti quei soldi. Francesco, tu vuoi lasciare Montegrosso, vuoi lasciare il lavoro nella campagna, non puoi capire. Dove starate da domandare che cosa è successo a Legna? Quella mattina Legna e Francesco stavano a sentire da dietro la finestra che aveva venuto un uomo bel con la giacca e la cravatta, che era un imprenditore per un fattezza che io non capisco niente. Questo voleva comprare tutto il tendone nostro, che voleva fare un centro commerciale a Montegrosso. Bella, e ci spiego che aveva a togliere tutta la vigna e aveva a fare questo coso. E quanti soldi avevamo guadagnato noi? Disse che proprio migliaia, solo a comprare questa terra. Io e Figmi Giacomei pensammo che va buono. Sa quanti soldi e quanti sacrifici di me. Ma passò un giorno e la mattina dopo Legna
venne a noi e ci disse qualche cosa pure. Ma questa è un'altra giornata.